Si sono chiusi in questi giorni in Emilia i mondiali antirazzisti, oltre 4.000 partecipanti da tutta Europa. Nelson Bova. Se vincere il torneo sui campi di calcio, dalle eliminatorie alle finali sono stati i giocatori della cooperativa sociale Il Cenacolo di Firenze, torna invece in Italia la Coppa Mondiale Antirazzisti assegnata dalla WISP, organizzatrice dell'evento, ai progetti di inclusione più efficaci realizzati durante l'anno. A vincere il trofeo lo scorso anno, sempre qui a Castelfranco Emilia nel Modenese, furono infatti gli scozzesi dello United Glasgow. Per questa 21esima edizione il premio è andato all'associazione dilettantistica di Bologna Il Grinta e al loro progetto Di Mondi, iniziativa alla quale è stata riconosciuta la capacità di coinvolgere persone svantaggiate nelle diverse attività sportive proposte. In un momento delicato sul tema immigrazione ed accoglienza, i mondiali antirazzisti si chiudono con 4.000 partecipanti da tutto il mondo, sia al torneo di calcio non competitivo, sia agli approfondimenti in tema di discriminazioni di ogni genere, dall'omofobia e fino al razzismo legato all'etnia. Mondiali antirazzisti sono un vero e proprio segnale, un'esperienza concreta di come lo sport lancia, come dire, valori non solo al sistema sportivo ma soprattutto alle istituzioni e alle reti sociali, per dire che esistono momenti, situazioni in cui la convivenza è possibile.